e sono entrati in campo anche i rossoblù, ma faremo anche noi un minuto di silenzio per ricordare la figura di Giorgio Sbrocco. La settimana veneta è stata anche un po' funestata dal lutto che ha colpito la famiglia De Anna, con Dino che ci ha lasciato. Ecco l'apertura gallese che centra i pali e quindi porta in vantaggio la squadra ospite, 3-0. Momberg al lancio sui 5 metri, la palla è recuperata, arpionata da Pavesi, splendida percussione del pilone destro Lodigino, e poi arriva la meta, arriva la meta. Voilà! Altri due punti. Superare la difesa del Rovigo, palla scaricata a Steffi Basson che tenta il drop e lo trova. E a maggior ragione, visto che sarà un weekend scoppiettante per il campionato italiano, bisogna che questa partita decolli, ed è il Rovigo che ha la responsabilità di farlo. A largo ora, ottimo lancio per Barion che scatta in auto e vola in meta. Bravo Guido Barion, bravissimo, ha veramente tolto il freno a mano nel momento in cui ha ricevuto quel pallone. Chianucci, Boccardo e Battisti, mi sembra, no. Intanto il Rovigo avanza col raggruppamento in piedi, siamo di là della linea di meta e meta è. Arriva anche la trasformazione. Cattivo, più graffiante. Ecco, pallone vinto da Ortis e poi ottima spinta dei fiorentini, che guadagnano 2-3 metri, però è saldamente in possesso ancora del Rovigo, che rimane in piedi con ordine, di nuovo a spingere il pacchetto rosso-blu. C'è già stato il primo stop, quindi... E voilà! Eccolo lì! Il crampo di Mucignat! Eccolo lì! Il crampo di Mucignat! Non indifferente. Arriva anche la conversione di Mantelli. Tocca a calcia fuori e finita. E voilà, la partita è finita, amici telespettatori, risultato finale: Rugby Rovigo Delta 28, Toscana Aeroporti Medicei Firenze 6.